Esercizio 30, pagina 87. Si vuole sapere quanti grammi di azoto, simbolo chimico N, ci sono in 3 mol e mezzo di fosfato d'ammonio, che è questa formula chimica, un composto formato da tre gruppi NH4 e questo gruppo qua, fosfato. Quindi quanti grammi vuol dire qual è la massa del composto, cioè quant'è la massa dell'azoto, degli atomi d'azoto. Vediamo che ci sono 3 atomi di azoto ogni molecola di fosfato d'ammonio. Quindi se ogni molecola corrisponde a 3 atomi di azoto, vuol dire che ogni mole di fosfato d'ammonio sono 3 moli di azoto. Infatti tra le moli e le molecole c'è una relazione di diretta proporzionalità. Queste sono le moli, questo è il numero delle molecole e sono legate dal numero d'Avogadro. Quindi se noi abbiamo un numero triplo di particelle, nel caso dell'azoto sono il triplo delle molecole del fosfato d'ammonio. Allora, se abbiamo un numero triplo di particelle, abbiamo un numero triplo di moli. Quindi di azoto non abbiamo 3 moli e mezzo, ma il triplo, 10 moli e mezzo le moli di azoto. Ma siccome noi conosciamo quant'è la massa di una mole di azoto, la massa molare è 14,01 grammi, noi non abbiamo una mole ma ne abbiamo 10 e mezzo, quindi moltiplicando 10 e mezzo moli per la massa di una mole otteniamo i grammi di azoto che ci sono in 3 moli e mezzo di questo composto. Quindi abbiamo 147 grammi di azoto. Quindi riassumendo, per rispondere alla domanda quanti grammi di azoto, io conosco la massa molare dell'azoto, devo sapere quante moli di azoto. Le moli di azoto sono il triplo delle moli del composto, cioè del fosfato d'ammonio. Perché sono il triplo? Perché ogni particella di fosfato d'ammonio, ogni molecola, contiene 3 atomi di azoto. Quindi gli atomi di azoto sono il triplo delle molecole di fosfato d'ammonio e quindi anche le moli di azoto sono il triplo delle moli di fosfato d'ammonio. Quindi il triplo di 3,5, 10,5. Moltiplichiamo le moli 10,5 per la massa di una mole d'azoto e troviamo 147 grammi d'azoto.